Ma come Eli? È già uscita una nuova collezione di Kiko? Eh sì, ragazzi, è uscita una nuova collezione di Kiko. Eccoci di nuovo qua, attorno a questo tavolo firmato Kiko, a parlare di una nuova collezione. È uscita infatti la Daisy in Bloom, che è la collezione primaverile del 2024 di Kiko Milano. Non mi soffermo sulle tempistiche di uscita che ormai sono folli, non abbiamo neanche fatto in tempo ad acquistare e goderci i prodotti della collezione di San Valentino, che ecco che arriva la collezione primaverile. Come ogni collezione stagionale importante, è una collezione abbastanza grande. Con nostro disappunto abbiamo tutti constatato che i prezzi sono lievitati ancora, anche se ragazzi, vi dirò che io oggi spulciavo i miei vecchi ordini sul sito e lo scorso anno per acquistare la collezione estiva, quindi quella dedicata alla Sirenetta, ho speso ben 251 euro di ordine completamente fatto online perché mi ricordo avevo il Covid in quel periodo, quindi non potevo andare fisicamente in negozio, per cui ho fatto tutto l'ordine online. 251 euro. Ho notato che le palettine, che erano dei quad in quel caso, costavano addirittura 25 euro. Pensavamo che l'aumento di prezzi della Little Mermaid fosse dovuta appunto alla collaborazione con Disney, ma a quanto pare, no, ragazzi, no. Comunque, torniamo alla Daisy in Bloom, uscita giusto ieri, e vi ho pubblicato tra l'altro sia su Instagram, nei Reel, che qui negli Shorts, il video con tutti gli swatch di tutti i prodotti. Ho deciso di swatcharveli tutti in negozio e di farvi quindi questo piccolo video, perché il video di oggi con i miei acquisti sarà piuttosto ristretto rispetto al solito, e questo, ahimè, appunto per un discorso di prezzi. Perché ragazzi, va bene che la mia è una missione, ormai mi sono votata alle recensioni dei prodotti Kiko, ma ve lo dico con tutta onestà, io non ci sto più dietro, e siccome i miei soldini non li trovo a terra, ma me li devo lavorare, capite bene che inizia ad essere un po' pesante. Ma entriamo più nel vivo di questa collezione, iniziando a dare un'occhiata ai packaging dei prodotti. Diciamo che stavolta il signor Kiko si è impegnato un pochino di più, dai, ammettiamolo. Le confezioni sono molto carine, sia quelle secondarie, quindi sia le scatoline, ma anche i pack principali dei prodotti sono davvero carini. Parliamo sempre di palette in plastica, ma almeno vediamo qualcosa di diverso dal solito. Per quanto riguarda il mood dei prodotti, è sicuramente ispirato ai make-up coreani e alla tanto chiacchierata Glass Skin. Quindi tutti i prodotti di questa collezione sono estremamente leggeri e anche tendenzialmente glow nel finish. Si vuole ricreare infatti sulla pelle un effetto di make-up leggero, luminoso, appunto come va di moda su tutti i principali social. Quindi se siete alla ricerca di prodotti estremamente coprenti, estremamente Power, ecco, questa non è la collezione che fa per voi. Ma d'altronde ci sta per una collezione primaverile che ci siano dei prodotti che diano un effetto comunque delicato. Come succede ormai da parecchio tempo, non ho trovato grandissime innovazioni in questa collezione, quindi prodotti sconvolgenti, ma ho comunque acquistato quei prodotti che innanzitutto volevo testare per vedere la qualità, come le palette occhi, e anche altri prodottini che tutto sommato mi hanno incuriosita. Nonostante i prodotti che vedrete sono comunque abbastanza pochi, vi so dare una prima impressione anche degli altri prodotti della collezione, perché essendo stata più di un'ora a toccarli, a swatcharli ieri, diciamo che ho potuto capire di che cosa si tratta, anche se alla fine, come vi dico sempre, per avere un'opinione, un'idea reale, bisogna testare i prodotti sulla pelle. Faccio questo discorso soprattutto per la cipria, che dai messaggi che mi avete mandato è uno dei prodotti che vi ha incuriositi di più e che però io non ho acquistato.
ammetto che incuriosiva tantissimo anche me, e non escludo che magari più avanti con qualche promo la prenderò. Vi posso dire che in generale si tratta di un prodotto che lascia sulla pelle un finish glow, quasi con dei micro glitter all'interno. Ci sono dei micro glitter nella formula, ovviamente quando la stendete sul viso con un pennellone i glitter non si percepiscono, ma il finish è assolutamente luminoso, quindi è una cipria che secondo me non ha un grandissimo potere fissante, per cui se avete la pelle già mista potrebbe non andare bene. Non la trovo adattissima neanche per le pelli mature, perché come sappiamo i prodotti luminosi, soprattutto le polveri, spesso tendono a mettere in evidenza i difettucci, le rughette, ciò che del nostro viso vogliamo generalmente nascondere. Mi è incuriosita anche la BB Cream, BB Cream che in realtà è molto meno leggera, almeno swatchata sulla mano, molto meno leggera di come si potrebbe intendere una BB cream. Ha in realtà una coprenza che secondo me, stratificando, si può arrivare tranquillamente a media, ha un fattore di protezione 30 e sembra comunque una buona texture, soprattutto per chi cerca una base leggera. Bellissima la palette viso, il quad di terra illuminante e due blush, bellissima, davvero molto bella. Peccato per la terra, che è davvero tanto tanto aranciata, e nonostante la sua bellezza nel packaging e anche nelle colorazioni dei blush, che sono comunque rosati e sapete mi piacciono molto, no, 30 euro non mi sono sentita di spenderli. Magari li vale anche, non voglio dire il contrario, ma io sono piena di prodotti e onestamente non ne ho l'esigenza. Carini anche i prodotti labbra, ma anche qui mi sono limitata ad acquistare semplicemente un gloss. Gli altri sono rossetti comunque cremosi, comunque lucidini, che non pretendono di avere una lunga tenuta, ma di fare un effetto labbra rimpolpate, anche qui con un effetto colore non troppo pesante e questo allure di make up molto delicato. Interessante invece la formula delle matite contenute nel duo matita rossetto, quindi rossettino in stick e matita nello stesso prodotto. La matita l'ho trovata davvero super scrivente. Rimaniamo in tema matite, spostiamoci però sui trio occhi usciti. Ragazzi, anche qui erano carini, ma si tratta di matite a lunga tenuta e la quantità totale del prodotto all'interno di queste matite, che sono tre matitine quindi messe una sopra l'altra nello stesso pack, è di 0,35 grammi, il che vuol dire che ogni matitina contiene poco più di 0,10 grammi di prodotto, il che è una cosa infinitesimale. La usate tre volte e praticamente è finita. In più, essendo matite appunto a lunga tenuta, se disgraziatamente vi rimane il tappino aperto, sappiate che le buttate il giorno dopo, si seccano infatti alla velocità della luce. Ma bando alle ciance, Eli, facci vedere che cosa hai preso. Allora, parto ovviamente dal pezzo che penso state aspettando di più. Vi deluderò un po' per quanto riguarda la mia scelta cromatica, quindi partiamo dalla palettina occhi. Ne sono uscite due in questa collezione e io ho deciso di prendere, a sorpresa per voi, la versione numero 1. Sono sicura che tutti abbiate pensato che avrei preso l'altra, quella con i toni lillina e verdi, ma no, per due motivi. Non mi è piaciuto l'accostamento cromatico di quella palettina, anche non volendo per forza fare un make up completo con solo quella palettina, ho trovato davvero difficile accostare i colori insieme, se non a coppia, diciamo due a due alla volta, quindi non mi ha convinta. Devo dirvi però che è molto molto primaverile e sicuramente rispetto a questa che ho preso io è più iconica e richiama sicuramente di più la collezione. Io ho fatto questa scelta un po' controcorrente, perché in realtà quello che mi interessa è testare la qualità degli ombretti. Ormai lo sapete, per me è diventata una sfida quella di capire se collezione dopo collezione, uscita dopo uscita, finalmente Kiko ce la fa a cambiare questa formula.
di ombretti. Considerato il fatto che il make-up che mi vedete su l'ho realizzato con i prodotti che vi sto mostrando, posso dirvi che ho già un'idea. E ve la spoilero subito. C'è stato un cambiamento epocale? No. No, no, per quanto mi riguarda assolutamente no, non c'è stato quel cambiamento epocale che abbiamo visto in altri brand, no, ma posso dirvi che un leggero, forse leggero miglioramento l'ho intuito. L'unica grossa pecca per me, per le mie abitudini, per le mie esigenze, è quella che riguarda la tenuta, la durata in termini di intensità, ecco, diciamo così, dell'ombretto sull'occhio. Cosa voglio dire? Voglio dire che stamattina, appena avevo realizzato questo look, mi sono detta: ma guarda un po', forse Kiko finalmente ce la sta facendo, perché i colori erano belli vibranti, il make-up anche abbastanza intenso, nonostante la palette sia una palette nude non particolarmente intensa. Nel corso della giornata, ma già dopo 2 o 3 ore, mi specchio e vedo che i colori iniziano ad essere molto più evanescenti. Ora, con tutto il discorso del video, che comunque si mangia un po' il colore, io vi assicuro che anche dal vivo il tutto risulta molto molto delicato, il che non è necessariamente una cosa negativa, perché vi dirò, alla fine, discutendo anche con chi conosce il brand meglio di me, perché è dentro al brand, ho capito che l'intento di Kiko, cioè mi è stato spiegato che l'intento di Kiko non è quello di soddisfare le esigenze di noi appassionati di make-up che andiamo ricercando texture particolari e scrivenze wow, ma quello di soddisfare le esigenze del comune cliente di Kiko, che è rappresentato dalla signora Pina, e non me ne vogliano le Pina all'ascolto, che si truccano per andare a fare la spesa e che nel 99% dei casi non sanno truccarsi, non sono appassionate, non si interessano, non sanno come si applicano i prodotti, e quindi ciò che Kiko vuole è creare un prodotto che sia di semplice utilizzo. Quindi gli ombretti, sottostando a questo discorso e a questa regola, non saranno mai degli ombretti da payoff esagerato. Questo perché se la signora Pina si schiaffa in faccia, senza saperlo fare, un ombretto fucsia power, alla fine l'ombretto di Kiko non lo compra più, perché il trucco che otterrà sicuramente non le starà bene, non le piacerà e non sarà ben fatto. Quindi, visto che Kiko vuole soddisfare l'esigenza del cliente medio, noi appassionate di make-up dobbiamo un po' rassegnarci, finché questo trend, finché questo mood, finché la clientela di Kiko non cambierà, dovremmo rassegnarci al fatto di trovare degli ombretti che non saranno mai particolarmente intensi. Intensi come resa, intendo, appunto, come payoff di colore. Io nel mio piccolo ho cercato di consigliare chi, appunto, ha contatti con il brand, nel dire che magari i prodotti per la signora comune li può comunque riservare magari alla gamma permanente, mentre per le collezioni quindi stagionali, o per le uscite, magari 2 o 3 uscite particolari durante l'anno, avrebbe potuto pensare di creare dei prodotti un po', diciamo, diversi, per accontentare un po' anche quella fascia di consumatori che siamo noi, che acquistiamo regolarmente ogni collezione. Voi pensate che cambierà qualcosa? Io alla fine penso di no, perché ciò che Kiko vuole è soddisfare, appunto, il suo cliente medio, che almeno nella mia zona è, appunto, quello che vi ho appena descritto, non è sicuramente la makeup artist. Chiudiamo il pippone e vado a swatchare la palette. Ed eccovi qua gli swatch della palettina numero 01. Sicuramente, come vi accennavo prima, una palettina nude, quindi non pretendiamo di trovare colori particolarmente forti. Carina nel complesso, molto calda per i miei gusti, belli almeno sulle mani swatchati, i colori luminosi, texture molto sottile, glitter che a quanto sembra non sono solo in superficie ma permangono anche dopo la prima passata di dita sulla cialda, e tutto sommato una resa direi molto più che onorevole.
polverosità un po' ce n'è, soprattutto per quanto riguarda i matte, sono un pochino polverosi, il colore scuro, quindi questo marroncino qua, tende a fare un po' di fallout anche in applicazione e stamattina a me lo ha fatto. I make-up che potete realizzare con questa palette sono, diciamo, sul mood di quello che ho creato io stamattina, quindi qualcosa di molto leggero, quasi un vedo non vedo, bella però, devo dire, bella la texture dei luminosi, che comunque rimane sottile anche sull'occhio, non vi fa strato, non vi incartapecorisce la palpebra, quindi direi un'ottima riuscita, non altrettanto ottima per quanto mi riguarda la durata, ma per il discorso che vi facevo appunto poco fa, tendono un pochino a perdere intensità nel corso della giornata. Per il resto, diciamo che tutto sommato, nonostante nel mio caso siano passate ormai quasi 12 ore da quando mi sono truccata, il make-up ancora c'è. Vado avanti con il secondo prodotto che mi incuriosiva e che ho deciso di acquistare, che è il correttore. Ho saltato appunto la BB cream, ma il correttore non potevo non prenderlo. È un correttore in realtà molto leggero, più che altro dal finish glow, che però a me ha convinto molto sin dai primi swatch in negozio, e devo dirvi che dopo averlo utilizzato mi è piaciuto tanto, tant'è che ora lo testerò ancora qualche giorno e poi potrei anche paragonarlo e renderlo quasi il dupe di un prodotto di un altro brand high cost, ma ne riparliamo magari più avanti. Una delle particolarità del prodotto è che al di sopra ha questa pallina, come potete vedere, che è una specie di pallina fredda che va a massaggiare il contorno occhi. Io credevo che servisse per andare a stendere direttamente il prodotto, anche se come applicatore ammetto non sarebbe molto comodo, non l'ho provato. In realtà mi è stato spiegato che si tratta di una pallina da utilizzare per massaggiare il contorno occhi prima di applicare il correttore, quindi una specie di decongestionante della zona che potete utilizzare ad esempio dopo aver messo il vostro contorno occhi, vi fate un massaggino con questo e poi andate a mettere il vostro correttore. Se come me avete delle occhiaie tendenzialmente abbastanza pesanti, lui non riuscirà a correggerle da solo, però la sua texture è molto sottile, davvero molto sottile, a parte che non lo trovo neanche così poco coprente, è sicuramente leggero, però la texture è molto sottile e questo fa sì che, è vero, rilasci poco pigmento, ma vi renda la pelle estremamente levigata, quindi non va assolutamente ad infilarsi nelle rughette o a evidenziarle. Ha questa consistenza quasi acquosa che però mi piace molto, mi ricorda come concetto il Touche Éclat, che non è il correttore al quale voglio paragonarlo, però per farvi capire la tipologia di prodotto, è come un Touche Éclat però un pochino più pigmentato. Insomma, devo dirvi, un prodotto che mi ha piacevolmente sorpresa e anche dopo l'utilizzo sono davvero contenta di averlo preso. Lo prenderò anche nella colorazione un po' più scura, io adesso ho acquistato la 01, quindi la più chiara, prenderò anche la 02 per vedere se la colorazione un po' più aranciata mi aiuta a correggere l'occhiaia, perché appunto la texture mi è piaciuta tanto, e se cercate qualcosa di leggero che non appesantisce il contorno occhi oppure volete utilizzarlo come prodotto per andare a illuminare alcune zone del vostro viso, io ve lo consiglio caldamente. Altro prodotto che vi faccio vedere che mi ha incuriosita è questo, che è il prodotto sopracciglia. Non saprei se definirlo pennarello, gel, non lo so, perché in realtà è un prodotto un po' particolare. Partendo dall'applicatore, che io spero di riuscire a farvi vedere al meglio, che è una specie di spazzolina quasi, con un buchino al centro dal quale fuoriesce il prodotto. L'unica pecca, secondo me, di questo aggeggio è che il prodotto che è stato messo all'interno è molto liquido, quindi quasi come se fosse un correttore, appunto, molto liquido, e questa sua liquidità non si sposa bene con i dentini di questo applicatore, che invece sono abbastanza rigidi, quindi se utilizzato nella maniera sbagliata tende a portare via un po' il prodotto. Avrei concepito la parte all'interno, quindi il prodotto in sé per sé, un po' più denso, allora forse avrebbe funzionato. Altra cosa che mi ha lasciato un po' perplessa sono le colorazioni. Io ho preso la 3, che in teoria era per le castane, ma come vedrete
è un colore che in realtà va molto bene per le bionde. Non è freddo come piace a me, purtroppo, ma come vedete è molto molto chiaro. Quello per bionde, concepito per le bionde, che in teoria è lo 01, era un po' quasi verdino, quindi con le colorazioni non ci siamo tanto. Comunque stamattina l'ho utilizzato sulle mie sopracciglia e devo dire che se io non avessi avuto il tatuaggio sotto, lui non mi sarebbe bastato da solo a coprire tutti i buchini, quindi è sicuramente un prodotto carino per andare un po' a riempire. Non riesce a farvi proprio l'effetto pelo pelo, però l'applicatore, comunque, se avete delle sopracciglia già belle strutturate, ve le pettina, il prodotto un po' ve le fissa, quindi non è male. Non lo so, era curioso, lo utilizzerò, non diventerà probabilmente il mio prodotto sopracciglia preferito, però dai, ci sta. Sappiamo tutti che il mood del momento è quello dei prodotti in crema per il viso, quindi andiamo dall'illuminante al blush, anche le terre vanno di moda, tutto in formato liquido, comunque cremoso, quindi Kiko ci ha proposto ovviamente anche i suoi blush liquidi. Ne sono uscite tre colorazioni, io ho preso la 03 che in teoria è quella un pochino più rosata, anche se di rosato freddo non c'è realmente nulla. L'applicatore è cushion, quindi ha la sua spugnetta, e questo è il colore. Il finish è decisamente luminoso, ma rimane molto sheer una volta comunque applicato, quindi l'effetto anche in questo caso è di un prodotto molto delicato. Io ce l'ho su e come vedete sarà che sono passate delle ore, sarà che l'effetto è comunque molto delicato, ma non è che si noti tantissimo, è un effetto appunto molto molto naturale. Ovviamente dalla sua parte ha il fatto che è semplicissimo da sfumare, quindi a meno che non ne applichiate un quintale avete un effetto sicuramente carino sulle guance. Altro prodotto simile ma diverso come concetto di base è lui, che è un 3 in 1 all over, quindi un prodotto anche in questo caso liquido che può essere utilizzato su guance, occhi e labbra. Questo, ve l'ho detto spesso, è uno di quei prodotti che in realtà io acquisto per utilizzare però come blush, perché solitamente sulle labbra non mi piace perché tendono un po' a seccare, e vi confermo che anche in questo caso è così, un po' meno forse di quelli usciti in precedenza, ma anche lui insomma non è super confortevole una volta tenuto su per qualche ora. Io stamattina l'ho indossato ma ci ho messo sopra il gloss esattamente come mi vedete in questo momento. Comunque il colore è questo, la colorazione che ho preso io è la 04, quindi quella un pochino più intensa e anche in questo caso un pochino più rosata. Lui come effetto anche sulle guance è sicuramente più pigmentato, quindi se decidete di utilizzarlo con questo scopo dovete applicarne una piccola quantità e sfumarlo bene, perché qui l'effetto Heidi è dietro l'angolo. Comunque utilizzato sul viso mi piace, fa il suo lavoro, non è secco sulla pelle, sulle labbra secca, ma sulla pelle no, rimane molto anche in questo caso sottile come texture, quasi non voglio dire oleosa, ma comunque molto morbido come prodotto, quindi sul viso fa assolutamente il suo. Sugli occhi non so se lo utilizzerei, io lo utilizzerò assolutamente come blush e basta. Quindi dicevamo prima dei rossetti, e io ho deciso in realtà di non acquistarne ma di prendere uno dei 4 gloss usciti. Ho scelto la colorazione 3, anche questa quella un pochino più intensa, anche se trattandosi di un gloss ha comunque una scrivenza, diciamo un payoff di colore molto molto leggero, quindi alla fine ciò che rilascia è semplicemente un riflesso. Il colore è questo ed è un gloss volumizzante, leggermente volumizzante, non è di quelli che pizzicano eccessivamente, però si sente un po' l'effetto mentolato, quindi questo effetto comunque di labbra un po' più rimpolpate. L'ultimo prodotto che ho da farvi vedere, che ho acquistato, in realtà l'ho acquistato in seconda battuta, perché su Instagram ve l'ho spiegato, vabbè lasciamo stare, è una lunga storia. Comunque l'ho acquistato durante la mia seconda visita in negozio, ieri ne ho fatte 2 di visite in negozio, non una, è stato lui che all'inizio non volevo prendere, ma alla fine mi ha conquistata, perché io non so se riesco a farvelo vedere, ma è questa specie di olio gel pieno di glitter
glitter è davvero meraviglioso da vedere. In realtà si tratta di un olio che ha una consistenza appunto più in gel ed è un universal oil, quindi può essere utilizzato sia sul viso che sul corpo, ma anche sui capelli, ed è per questo in realtà che io l'ho acquistato. Alla fine mi sono decisa a prenderlo. Ha l'applicatore, come potete vedere, a pompetta, quindi è anche abbastanza comodo da dosare. Il prodotto è proprio un gel trasparente con dei micro glitter che, devo dirvi, io stamattina ho utilizzato sul viso prima del make up, e per il viso, nonostante io abbia la pelle comunque secca, è un po' too much. Cioè, non mi ha reso l'applicazione del fondotinta molto semplice dopo. Probabilmente ne ho messo anche troppo. Comunque ha un buonissimo profumo, contiene all'interno olio di mandorle, quindi è sicuramente nutriente. Io lo utilizzerò sui capelli perché l'ho già provato stamattina e mi piace molto il fatto che dà un po' di styling, toglie assolutamente il crespo e mi sembra nutriente. L'effetto sulla pelle è questo una volta steso, i glitterini alla fine non si vedono. E con questo ultimo prodotto il mio haul è già terminato, quindi come vi avevo annunciato ho acquistato pochi prodotti. Magari ci sarà una seconda parte dei miei acquisti, perché comunque mi è rimasta la curiosità di qualche prodotto. Aspetto, se mai ce ne saranno, delle promo, sicuramente, come so le aspettate tutti voi. Così come aspetto che riattivino il sistema e dei punti e il programma fedeltà, che vi annuncio non è ancora ripartito, non si sa quando, come, dove e perché ripartirà. Questa è sicuramente un'altra delle criticità di Kiko dell'ultimo periodo, perché non avere neanche la possibilità di scalare i punti e quei pochi euro che si potevano scalare appunto con la raccolta dei Kiko Kisses, per me è stato un po' scocciante, lo ammetto. Comunque restiamo fiduciosi che il brand finalmente riesca a trovare la quadra, perché a quanto pare deve mettere d'accordo tutti i sistemi informatici di tutti i paesi all over the world, e quindi non è così semplice. Ok, con questo la smetto di blaterare. Ora, come sempre, tocca a voi farmi sapere che cosa pensate di questa collezione. Io spero che le mie riflessioni, le mie informazioni, i prodotti che vi ho mostrato vi siano stati utili per decidere che cosa acquistare e che cosa no. Come sempre, ci sentiamo qua sotto nei commenti se avete dei dubbi, anche su Instagram se volete. Se non mi seguite ancora, ovviamente vi aspetto anche su Instagram. Se non siete ancora iscritti al canale, ovviamente vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanellina. Ve lo dico sempre, se volete sono attivi anche gli abbonamenti al canale, con 1,99€ al mese potete sostenere i miei acquisti, soprattutto quelli di Kiko e l'esistenza delle review su questo canale. A questo punto non mi resta che mandarvi il mio mega bacione, e come sempre, se vi va, ci vediamo prestissimo al prossimo video. Ciao!